Benvenuti, io sono Federico Facassetti e vi porterò alla scoperta di una preparazione dimenticata e disfattata, la mostarda, o come amo definirla io, senapata, in quanto l'elemento caratterizzante nella versione moderna è la senape e non più il solo mosto. Per la sua preparazione sono necessari pochi semplici ingredienti, frutta e verdura, zucchero, succo e scorza di limone e semi di senape. In particolar modo oggi vi mostrerò come fare la mia senapata di zucchine. Per la sua preparazione sono necessari 1 kg di zucchine, 600 g di zucchero di canna di qualità demerara, da note caramellate, succo e scorza di limone e 2 cucchiaini da caffè di semi di senape. Una volta lavate e pulite le zucchine, tagliatele a cubetti piccoli, unitele allo zucchero di canna e ponete il tutto in frigorifero a macerare al freddo per 24 ore. Trascorso il tempo, porre sul fuoco in un'ampia pentola la preparazione e portare a bollore per 20-25 minuti. Trascorso questo tempo, unite il succo e la scorza del limone e lasciare macerare nuovamente per 24 ore, ma in questo caso a temperatura ambiente. Il giorno successivo unite i 2 cucchiaini di semi di senape leggermente pestati nel mortaio, portare nuovamente a bollore la preparazione e cuocerla per 25-30 minuti, dopodiché invasettare e pastorizzare. La mia senapata di zucchine, ma questo vale per qualsiasi preparazione di questo genere, va consumata non prima dei 30 giorni, in quanto si dà alla senape il tempo di estrarre tutti i suoi profumi. La mia senapata di zucchine è ottima con formaggi leggermente stagionati e piatti a base di verdure.